Ciao, sono Marsala e questo è il mio Giuseppe. Oh, Giuseppe Garibaldi, intendo. Sì, lo so, tutti lo conoscono come l'eroe dei due mondi, la spedizione dei mille, l'unità d'Italia e tanto altro. Ma io voglio raccontarvi un'altra storia. Una storia d'amore. Sì, perché con lui è stato amore a prima vista. Eravamo inseparabili. Ma non voglio parlare di me, perché Garibaldi amava tutti gli animali. Pensate che nella sua fattoria di Caprera aveva 150 mucche, 214 capre, 100 pecore, 25 capretti, 400 galline, 50 maiali, 60 asinelli e 2 tori. Mica male, eh? Questa storia però inizia con una lettera. Mio caro Riboli, vi invio una lettera della signora Winter. Vi prego di istituire tale società annoverando la signora come presidente ed io come socio. Vostro Giuseppe Garibaldi. Sì, lo so, detta così non sembrerebbe proprio una lettera d'amore. Ma fidatevi, da quel pezzo di carta del 1 aprile 1871 è nata la prima società protettrice degli animali. Da mesi Garibaldi portava avanti una fitta corrispondenza con Anna Winter, paladina inglese dei diritti degli animali, per creare un'associazione contro i maltrattamenti che gli animali subiscono dai guardiani e dai loro conducenti. E così in poco tempo nasce la Società Protettrice degli Animali, il primo capitolo di una storia d'amore per gli animali lunga 150 anni, che oggi si chiama ENPA. Il primo passo nel nostro paese per il riconoscimento dei diritti degli animali. Una battaglia da combattere e vincere ogni giorno. Insieme, eh?